Ben 180 esemplari di diverse razze canine sono stati i protagonisti a Rocigno Vecchia della prima edizione dell'Enci Village Cilento. Non è stato semplicemente un evento cinofilo, ma un'occasione per valorizzare le aree interne, riscoprendo luoghi spesso dimenticati ma ricchi di fascino e di cultura. 2 giorni pieni di appuntamenti che hanno riscontrato un grande successo di pubblico e critica. Il clou domenica scorsa con i cani appartenenti al gruppo 6, tutelati dalla società italiana Prosegugio Luigi Zacchetti, provenienti da tutta Italia, che hanno partecipato al gran raduno nazionale SIPS Salerno Memorial Gian Pasquale Luongo, dedicato ad un ragazzo di Piaggine prematuramente scomparso. Presenti all'evento il presidente nazionale dell'ENCI Dino Muto ed il commissario straordinario della SIPS Gianluca Di Giannantonio. Questo è un evento che si svolge in un luogo di un'importanza storica notevole, un luogo che chiaramente è simbolo un po' per la cinofilia, perché chiaramente in questo momento la cinofilia sta cercando di dare una mano forte a queste aree, aree interne, aree che hanno bisogno di una valorizzazione, aree che debbono essere in qualche modo riconsiderate, e noi nel nostro piccolo come cinofilia diamo una mano a queste aree. E in modo particolare a queste aree del sud. In questo contesto così particolare siamo riusciti in passato, ed oggi c'è una conferma, siamo riusciti appunto a portare i Segugi, che è una razza di cani particolari che spesso viene avversata in maniera ingiustificata, ma che oggi vedono i Segugi protagonisti e in un contesto molto bello, particolare come questo, ma soprattutto perché vengono anche utilizzati per quello che è l'emergenza, in questo momento l'emergenza nazionale, che è quello della peste suina. I nostri cani, cani brevettati, quindi super specializzati, vengono utilizzati dall'unità cinofile per il depopolamento e per limitare la diffusione della peste suina. Quindi averli qui vuol dire che il presidente Francesco Palmieri, i suoi collaboratori, l'amministrazione locale e anche l'ente parco che potrebbe essere interessato, ha considerato questo aspetto al di là di quelli che sono i normali, diciamo, adempimenti, diciamo, per quanto riguarda le verifiche zootecniche, ma lo considera a 360 gradi per una valenza più importante, che è quella emergenza sanitaria, che poi è anche un'emergenza economica. Deciso insieme ovviamente al consiglio direttivo di organizzare un evento. Diciamo non un evento come dire classico, ma di fare un qualcosa in più per le aree interne. E quindi parlando con l'ENCI e con una stretta collaborazione che abbiamo avuto sia con ENCI che con SIPS Nazionale, abbiamo deciso di organizzare il primo ENCI Village Cilento, che c'è da dire che è un evento che è il primo nel sud Italia come ENCI Village, con il riconoscimento di ENCI e di Prosegugio Nazionale del commissario Di Giannantonio. L'anno scorso ci ha lasciato un amico, un fratello, che era appassionato anche lui di Segugi Maremmani, e quindi qual è occasione migliore per ricordarlo? E abbiamo organizzato all'interno dell'Enci Village il Gran Raduno SIPS Salerno, dove hanno partecipato 180 cani. E quindi abbiamo dedicato questo evento all'interno dell'Enci Village all'amico fratello Gian Pasquale Luongo, che purtroppo prematuramente ci ha lasciato l'anno scorso. E questo è, diciamo, che è dedicato tutto a lui. Non è il primo evento che facciamo nel tema della cinofilia. E Rocigno Vecchia si è candidata a pieno titolo a poter intraprendere iniziative di questo tipo. Oggi, come puoi vedere, abbiamo tantissimi partecipanti a questo evento di cinofilia legato all'ENCI e alla Prosegugio, e ciò non toglie che comunque bisogna far sì che diventino attività legittimate in pieno. Ed è quello che stiamo proponendo col disegno di legge a firma del senatore Gasparri, dove chiediamo che venga legittimato nella legge dell'istitutiva del parco questo tipo di attività. Oggi abbiamo avuto 180 cani in esposizione. Se poi tutto va come dovrebbe andare, che riusciamo a poter fare le prove per monitoraggio anche degli animali, questa sarà un'isola felice per la cinofilia. Nel corso delle 2 giornate, a pranzo e a cena, c'è stata la degustazione di piatti tipici a base di selvaggina preparati dallo staff di Montepruno Ambiente e Vita, associazione Selecontrollori Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni, capitanato dal presidente Raimondo Tedesco.